Cucù, buongiorno. Questo in realtà è un video dei favoriti del mese, però non è un outfit of the day, però volevo lo stesso farvi vedere questo vestitino, che è un vestitino che mi fa ridere, mi fa veramente felice. È un vestitino rosa, di un rosa molto acceso, molto vistoso. Io non porto veramente mai vestiti così vistosi perché, insomma, non va bene. Tutto sommato, la mia età e le persone che conosco non mi consentono di spaziare liberamente come vorrei tra i colori. Però nei momenti di libertà, voglio dire, perché no? Quando non devo avere nessuno di fronte che mi giudica più di tanto, a me piacciono i colori. E sebbene questo sia il primo vestito così rosa che io ho mai avuto, credo, mai avuto, oppure il primo vestito dopo circa una venticinquina di anni, così rosa, insomma mi piace molto. È un vestito rosa, ci sono delle tasche, qui c'è una tasca, una maxi tasca un po' marsupiale, e io l'ho abbinato ad una cintura, che è la cintura che porto solitamente con il cappotto, e poi ci sono sotto dei leggings neri con degli scaldamuscoli un po' rosa scuro, viola, perché ovviamente non possiedo degli scaldamuscoli color rosa, e degli anfibi, anfibi della American Eagle, a cui sono molto affezionata perché mi piacciono molto, sono molto comodi. Questo vestito è stato comprato in un negozio che si chiama New Yorker, che è una catena di negozi che c'è qui in Germania, ed è costato 9 euro, quindi un prezzo molto molto favorevole. Ups, ho dato involontariamente un calcetto al termosifone. Allora, procedo con i favoriti però del mese di gennaio. I favoriti del mese di gennaio non sono tanti. Scusate, sposto un momento la fotocamera perché forse si raddrizza un tantino, ecco, magari così è meglio. Non sono tanti, però sono tutti prodotti che mi sono stati utilissimi, utilissimi durante i miei vari viaggi, i miei vari spostamenti, durante tutto il mese di gennaio. Sono i favoriti per quanto riguarda i prodotti da trucco. Allora, il primo prodotto che vi faccio vedere è questo, che è un cheek stain che conoscete già, il cheek stain di The Balm, che si chiama Stainiac. Esiste in tre colorazioni, io ne ho due, ne ho uno più aranciato e poi ho questo che si chiama Beauty Queen e che è un po' simile sia al Benetint e sia all'equivalente del Body Shop. Diciamo, è un colore tradizionalmente che sta bene più o meno a tutte. È un cheek stain che mi piace molto perché non fa problemi, perché si asciuga velocemente, perché poi è anche abbastanza facilmente rimovibile sia dal dito sia dalle guance, contrariamente ad altri cheek stain, ed è facilmente 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 spalmabile. Qui vedete il risultato una volta spalmata la macchiolina che avevo fatto prima. Poi altro prodotto, il cheek stain è stato praticamente l'unico prodotto che io ho usato sul viso durante il mese di gennaio, perché non ho portato né, non ho messo né cipria né niente sul viso, nella zona delle guance. Ho messo solo questo cheek stain e via via per nuove esilaranti avventure. E poi vi faccio vedere due concealer, perché non sapevo decidermi tra quale dei due fosse migliore, perché tutte e due sono migliori e volevo farveli vedere tutti e due. Io li ho usati tutti e due. L'unica cosa che mi ha spinto a usare uno oppure l'altro è stato il tempo a disposizione, nel senso, quando avevo meno tempo usavo questo e quando avevo più tempo ho usato invece quest'altro. E comincio proprio da questo. Questo è il concealer della Elemental Beauty, che si chiama Fairy Light, quindi questo è il Fairy Light. Ve lo faccio vedere anche dentro perché mi rendo conto, con i prodotti minerali è sempre bene mostrarli anche dentro, e con i prodotti della Elemental Beauty è molto facile perché il sifter praticamente è solo appoggiato. Anzi, fateci attenzione quando scoprite per la prima volta i prodotti della Elemental Beauty. Vedete, è un color carne molto chiaro, infatti si chiama Fairly Light. Oh, è caduto un po'. Si adatta bene a tutte le carnagioni chiare, io suppongo, penso. E come applico questo concealer? Lo applico o mescolato ad un contorno occhi, una goccina minuscola di un contorno occhi con un pennello, oppure lo applico semplicemente con un pennello un po' bagnato di acqua termale. Il pennello in questione è questo pennello che vi ho fatto vedere già qualche milione di volte. In questo momento è sporco, infatti necessita urgentemente di un lavaggio. È un
un pennellino qualunque, è veramente un pennellino che non costa niente ed è un pennellino che si può cambiare con qualunque altro pennellino piccolo. Il risultato del Fairly Light del concealer di Elemental Beauty è un risultato di rischiaramento di tutta la zona intorno all'occhio. Inoltre aiuta a tenere bene tutti i prodotti che verranno usati successivamente, nel senso che i prodotti usati successivamente, una volta applicati sul concealer asciugato dell'Elemental Beauty, non si spostano più ed è un'ottima base, veramente una buona buona base. Il concealer della Elemental Beauty mi piace veramente tanto. L'altro concealer invece è questo della Alverde, che esiste io credo in due tonalità, perché io ho la numero 1 che si chiama 001 Sand. Questo concealer lo vedete in una versione vecchia, perché adesso, andando in un DM tedesco, la scatolina, vedrete che la scatolina è diventata verde, non è più grigia. È un concealer fatto di olio e di burro, estremamente cremoso. A me piace molto come lo uso. Lo uso facendo non così nella scatolina, ma facendo semplicemente tap tap un paio di volte e molto leggermente è già sufficiente. Poi lo applico nella zona interessata, nella zona dove voglio applicare il concealer. Scusate, avvicino un po' la fotocamera. E poi lo sfumo, e come lo sfumo, e questa è stata proprio la novità di questo mese, perché ho integrato questo metodo proprio durante il mese di gennaio, lo sfumo con questo pennellone. Questo è un pennellone da cartoleria ed è un pennellone, i pennelloni da cartoleria e da pittura hanno le misure sono scritte qui, qui c'è scritto numero 8, è uno dei pennelloni grandi, quindi è già una misura grande. Qui lo vedete un po' stressato perché qualche minuto fa, qualche mezz'ora fa ho applicato appunto il concealer. Io applico prima il concealer con il dito, come dicevo prima, facendo tap tap, e poi però lo sfumo e lo distribuisco facendo questo tipo di movimento, quindi un movimento rotatorio e allo stesso tempo che va da una parte e dall'altra. Il concealer si sfuma benissimo e tra l'altro anche questo ha una tenuta ottima, ottima, ottima. Quindi complimenti a questo pennello, complimenti a me quasi per aver scoperto l'acqua calda, per aver scoperto che con un pennello il concealer si sfuma meglio il concealer in crema. E passo subito al prossimo prodotto. Il prossimo prodotto è una cipria ed è la cipria di Neve Makeup, la cipria che si chiama Nude. Questa cipria è stata data in regalo a tutte le persone che hanno fatto un ordine durante le vacanze di Natale, quindi a me è arrivata in regalo, io l'ho subito messa in uso. Vedete, qui l'ho coperta perché nell'ultimo viaggio che ho fatto a Londra mio fratello mi ha prestato un pezzettino di scotch cartaceo, di scotch facilmente rimovibile per chiudere i buchini del sifter e fare in modo che la cipria non andasse girando per tutto il tappino. Questa è una cipria che mi piace moltissimo perché rispetto alla Hollywood, che era la cipria che usavo di solito prima della Neve Makeup, è una cipria molto più aderente alla pelle e che comunque è allo stesso tempo matte, nel senso che rende la pelle mattificata, e però ha anche una leggerissima luminosità che è molto molto bella. Che altro dire? È una cipria per il resto completamente trasparente, è una cipria che aiuta il trucco a reggere per ore e ore e ore, quindi una buonissima, ottima tenuta. E diciamo che, scoperta la nude, direi senza dubbio che la Hollywood è una finishing powder, mentre invece la nude è una cipria che si può usare anche tranquillamente come base perché, ripeto, aderisce molto bene alla pelle e si fonde con la pelle in una maniera che mi piace veramente tanto. Prossimo prodotto preferito per il mese di gennaio è questo, senza dubbio, il Creaseless Cream Shadow Liner di Benefit nel colore Tattletale. Questo io l'ho usato veramente tutti i giorni durante tutto il mese di gennaio. Io amo chiamare questo colore color schiumetta di cappuccino, l'ho detto tante volte. Questo Tattletale dà una luminosità immediata agli occhi e soprattutto aiuta poi i prodotti polverosi che eventualmente, questo è il Tattletale, vedete che razza di luminosità accesa accesa, aiuta, dicevo, i prodotti che poi voi vorrete applicare sopra il Tattletale a resistere tutta l'intera giornata in una maniera impeccabile. I Creaseless Cream Shadow Liner sono, secondo me,
Per quanto mi riguarda, perlomeno i prodotti in assoluto miei preferiti della Benefit sono i Crisless Cream Shadowliner. Sono veramente prodotti che mi piacciono tantissimo, tantissimo, tantissimo perché sono estremamente affidabili, a patto di dare il tempo al Crisless Cream di asciugarsi sulla palpebra, nel senso non ce ne mettete un quintale, prima regola in assoluto, perché poi mi scrivono persone dicendomi sì, ma sul mio occhio fa tutta una pappa, entra nelle pieghette, eccetera, eccetera. Allora, prima regola, non ne applicate un quintale, ma applicate una puntina minuscola con l'anulare e poi spiaccicatela sul dito. E seconda regola, lasciate asciugare il Crisless Cream Shadow Liner per almeno una trentina di secondi. Perché se non lo lasciate asciugare, tutto quello che ci metterete sopra dopo andrà a finire nelle pieghine, incluso il Crisless Cream Shadow Liner. Quindi dategli il tempo di asciugarsi. Dimenticavo una cosa, ho dimenticato di dire una cosa, che questa cipria, la cipria della Neve Makeup, la nude di cui parlavo prima, io la sto applicando in questo periodo, siccome la sto usando solo praticamente per gli occhi, per fare una base qui nel contorno occhi, allora la sto usando con questo pennello. Questo è un eyebookie che io ho comprato sul sito della Moon Mineral. Se vedete è piuttosto grande, se lo metto vicino al mio occhio è piuttosto grande, però è perfetto per tamponare la cipria in giro e anche per spolverizzarla, è veramente perfetto. Quindi questo pennello e questa cipria come base intorno al contorno occhi, sul contorno occhi, veramente veramente mi hanno facilitato di molto le operazioni di trucco durante il mese di gennaio. Altri prodotti che veramente mi sono piaciuti tanto sono questi due, sono le due matite che ormai viaggiano sempre in coppia, la matita della Lavera e la matita della Xanté. Li sto girando un po' perché sto cercando il bollino, sto cercando di rintracciare il bollino, eccoli qua. Allora, una matita, quella della Xanté, questa qui color ruggine, ha il bollino BDIH che si trova nella graduatoria dei bollini affidabili per quanto riguarda i prodotti naturali al posto più alto in assoluto. Quindi questo è un prodotto completamente naturale. Quest'altra matita grigia della Lavera ha il bollino Natru e il bollino Natru si trova al secondo posto, subito dopo il bollino BDIH, come affidabilità per quanto riguarda i prodotti naturali. Queste due matite mi piacciono. Tutte e due moltissimo perché sono sufficientemente cremose senza essere mollicce, non sbavano, tengono, durano molto molto a lungo, scrivono anche all'interno, dentro la waterline, all'interno dell'occhio, e veramente sono anche queste molto affidabili. Una volta messe rimangono lì e via, e si può continuare per il resto della giornata. Questo è il grigio, vedete, mi piace molto perché non è nero, è veramente un grigio, e questo è il color ruggine, anche questo molto molto bello. Poi altri prodotti che io ho usato nel mese di gennaio sono questo kajal, il kajal della Lakshmi, il kajal color corallo, che ormai non so più in quanti favoriti del mese si trova. È un kajal che mi piace moltissimo, io lo applico sempre dentro il waterline all'interno dell'occhio, ed è un color, una specie di color pesca, sì, un corallo anche, molto molto carino, lo vedete qui. E questo è leggermente cangiante, dentro ci sono dei vaghi, vaghissimi, minuscoli brillantini e mi piace tantissimo. Altro colore, stavolta per gli occhi, per le palpebre, che ho usato praticamente tutti i giorni durante il mese di gennaio e ce l'ho sulle palpebre anche in questo momento, è questo, l'ombretto numero 90 della Art Deco. Questo l'ho comprato in un aeroporto, però voi potete comprarlo in Italia in tutte le profumerie Douglas. Questo è l'aspetto dell'ombretto appena aperto, e poi vi faccio vedere anche l'aspetto dell'ombretto sulla manina. È un ombretto dal colore cangiante, è un bellissimo bellissimo rosa violetto, e a seconda della luce rilascia anche delle strane iridescenze quasi azzurrine. È veramente un ombretto fantastico, bellissimo, e vedete, sembra quasi lucido liquido, è veramente bello l'effetto di questo ombretto. E io durante il mese di gennaio ho applicato questo ombretto con questo pennello
pennello, che di nuovo è un pennellino da cartoleria, è adattissimo a applicare e sfumare il colore in maniera molto molto leggera, quindi senza lasciare sulla palpebra una quintalata di prodotto, ed è il numero 4 nella cicciottezza e nella graduatoria di cicciottezza dei pennelli da cartoleria e da pittura. Poi altra cosa di cui vorrei parlarvi velocissimamente è la palette di Neve Makeup, i chiarissimi. Anche questa è stata una mia favoritissima favoritissima del mese di gennaio. Ho iniziato mentre ero ancora in Italia, perché ovviamente l'ho recuperata in Italia questa palette, me la sono quando sono andata in vacanza in Italia. I colori sono tutti fantastici, assolutamente bellissimi, bellissimi. I colori che mi sono piaciuti di più durante il mese di gennaio sono senza dubbio, dunque fatemi vedere, Caraibi e Ossigeno, ossia questi due, questo celestino e poi quello successivo, e poi tantissimo, tantissimo questi due, ossia questo qui e questo qui. Fatemi capire come si chiamano. Uno si chiama Peaches and Cream, l'arancione si chiama Peaches and Cream e quello successivo si chiama Baby Doll. Sono i colori che ho usato di più e che mi sono piaciuti tantissimo. Questa palette non è tantissimo maneggevole perché non si mai se cade succedono danni irreparabili, però se ci state bene attenti, i colori sono fantastici, si distribuiscono sulla palpebra in una maniera quasi automatica, senza nessuna fatica, si sfumano bene, bagnati rendono tantissimo, ma anche asciutti sono bellissimi, bellissimi, bellissimi. Io sono veramente tanto contenta con questa palette della Neve Makeup e lo vado scrivendo e dicendo in giro da tutte le parti. Ultima cosa preferita di questo mese è un pennellino sciocco, ossia questo pennellino che vedete in questo momento sporco, è un pennellino di setole sintetiche e un po' a lingua di gatto, piccino, molto molto piccino, vedete il manico anche molto corto, fa parte di uno stupido set di pennellini che io ho comprato da Schlecker in uno dei miei viaggi a Monaco, perché mi ero dimenticata di portare i pennellini dietro. No, non a Monaco, non mi ricordo, sì, a Monaco, però la prima volta quando sono andata per i giorni di Natale. Perché cosa uso questo pennellino? Per fare un effetto leggermente smoky, per sfumare la matita sia qui sotto sia qui sopra, e mi ci trovo veramente bene. Questo pennellino sta diventando un mio compagno inseparabile durante non solo tutto il mese di gennaio, ma ancora per tanto tanto tempo. Benissimo, questo video è finito. Io direi che basta, perché ho parlato a rotta di collo per 16 minuti e 49, quindi veramente basta. Ciao a tutte, ci vediamo al prossimo video, e sono contenta perché per una volta ho fatto il video dei favoriti del mese quasi in tempo. Ciao, ciao, ciao!